Ciao amici, benvenuti su Tele Abedul. Oggi un video che nessuno ha mai fatto prima d'ora. Mai. 5 curiosità di cui non ce ne frega nulla. Ci sarà un motivo per cui nessuno ha fatto mai un video del genere? Che è geniale. È stupido. Oh, te lo capisci. Tele Abedul, pensaci tu a questo mondo che non funziona più. Tele Abedul, capisci? Ma che hai fatto partire la sigla mentre parlavo? Dai, sei online. Ma sei matto? Ma me lo dici così mentre siamo in diretta? Oh, seriamente, regia, ma che problemi c'hai? 5 curiosità di cui non ce ne frega nulla. Lo sapevate che... Se io scommetto 1000 euro che se te a me mi dai 2000 euro, io a te te restituisco 3000 euro. Siete in una situazione in cui perdete anche se vincete? Come? Perché? È semplice. Te a me mi dai 2000 euro. Io te dice, guarda, mi dispiace, non posso pagare, ho perso la scommessa, non te posso ridare 3000 euro. Quindi pago il mio debito, pago la mia scommessa, ovvero te do a te 1000 euro, che però ho preso dai tuoi 2000 euro. E finisce così, quindi tu hai vinto la scommessa, ma hai perso 1000 euro. Attenti, attenti amici. Lo sapevate che... Se una barca a giocattolo con sopra viti e bulloni si rovisciasse dentro una vasca da bagno piena d'acqua e le viti e i bulloni finiscono nel fondo, il livello dell'acqua non aumenta e non rimane uguale. Ma, a causa della forma e del peso degli oggetti metallici, il livello dell'acqua stavolta diminuisce. Perché un oggetto che galleggia sposta il suo peso, mentre un oggetto immerso sposta il proprio volume. Lo sapevate che... Nessuno può annegare dentro il Mar Morto perché a causa dell'elevata quantità di sale dentro l'acqua è difficile addirittura andare nel fondo. Regia, l'ho fatta tutta del fiato. Lo sapevate che... Sebbene le possibilità di gioco siano sempre a favore dei casinò, i casinò pongono dei limiti alle puntate, perché se non vi fossero dei limiti alle puntate, i giocatori continuerebbero a giocare e raddoppiare fino a ottenere una vincita. Hai capisciuto? Sono furbi quelli del casinò. Lo sapevate che... Nella lontana ipotesi che voi foste catturati da una tribù di cannibali e loro te dice... Ciò che dirai deciderà come noi ti cuciniamo. Ma se fai una dichiarazione falsa, noi ti facciamo bollire nell'acqua. Se invece te fai una dichiarazione vera, allora ti friggiamo nell'olio. Allora, che dici? Mi raccomando amici, voi dovete rispondere. Voi mi farete bollire nell'acqua e vi salvate. Perché? Attenzione. Se i cannibali decidessero di farti bollire nell'acqua, la tua affermazione sarebbe vera e quindi loro dovrebbero farti bollire nell'olio. Non sei bolle nell'olio. Però i cannibali possono friggerti solo se la tua affermazione sarebbe stata vera. Se avessero deciso di friggerti, allora la tua affermazione sarebbe stata falsa. Facendo così, gli entri più il cervello, capisci? Amici amici! Queste sono le 5 curiosità di cui non ce ne frega proprio nulla. Se anche voi conoscete una curiosità di cui non ce ne può fregare nulla o che a qualcuno di voi non ve ne frega proprio nulla, scrivetemelo nei commenti che io la legge e ci facciamo due risate. Metti un like anche tu al video di Tele Abedul. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo con un altro abdullissimo video. Capisci? Non ti azzardare a farlo più. Non toccare mai più la telecamera quando ce l'ho io. Intesi? Beh, mi dispiace regia, io no, non te la tocca più la telecamera. Non ci ho fatto apposta, mi sono fatto trasportare dall'emozione. Capisci? Comunque sia, aspetta un minuto. Io la telecamera la potrei toccare, capisci? Perché io lo posso fare, perché io sono Batman. L'hai capisciuta? Ho fatto la battuta! Sei Brother Devil!